Bene, ritorniamo nello studio, è il momento di Rivolte Arabe e dintorni. Chiamiamo immediatamente Dimitri Buffa per questa che sarà una puntata veramente molto interessante, non che le altre non lo siano state, però evidentemente per quello che si sta vivendo in queste ore in Israele, e nella Palestina e nel Nord Africa, sicuramente l'appuntamento con Dimitri casca proprio a fagiolo perché ci potrà dare delle informazioni importanti. Ciao Dimitri, come stai innanzitutto? Beh, io sto qua, fa un caldo a Roma che sembra di stare ad El Azizia in Libia. Comunque in Libia pare che ci stiano combattimenti, 123 morti, ho letto. Tripoli, e c'è stato questo ennesimo discorso audio di Gheddafi che pare bruceremo che... Bruceremo Tripoli, vuole bruciare Tripoli? Ah, lo so, sai come tutti questi dittatori... hanno questa cosa di lasciare dietro di se stessi il diluvio, cose. Proprio quel nostro amico di cui abbiamo fatto due volte l'appello, il cuoco tunisino Ismail El Tayef, mi aveva mandato prima una notizia da Gafsa, che è la città mineraria più importante della Tunisia, quella da cui poi erano partite anche le prime rivolte nel 2008. Una notizia non particolarmente esaltante, perché dice che i peggiori elementi delle prigioni di quella città sono stati in qualche maniera liberati e adesso non si sa bene a quale titolo imperversano per le città. La notizia di questi giorni, a parte la stessa Libia ma anche l'Egitto e pare quindi anche la Tunisia, è che queste rivolte arabe sono deragliate. Sono deragliate molto per colpa di questi governanti di transizione che... Beh, ancora non è una situazione totalmente delineata, no. Sì, però... No, basta leggere pure gli articoli che ha fatto Fiamma Nera, sia ieri che oggi, ci sta un grosso problema. In Libano, per esempio, non voleva firmare una risoluzione di condanna agli attacchi che ci sono stati terroristici a quell'autobus militare israeliano, perché in Libano ormai gli Hezbollah dettano la linea politico-ideologica e quindi non ci deve essere uno sbilanciamento di nessun tipo a favore di Israele. L'Egitto non si sa bene che cosa sta facendo, ma sta ponendo le basi per il ritorno a un'altra guerra, quantomeno per controllare il Sinai, anche perché poi lì imperversano questi trafficanti beduini, i quali poi non è che siano proprio ideologicamente degli estremisti islamici, tutt'altro, semplicemente approfittano della cosa per farci un po' di soldi anche con la droga, non solamente con le armi. Però c'è una situazione insostenibile. Adesso mi arrivano pure queste notizie della Tunisia, che è sempre stata il mio fiore all'occhiello. Se io devo parlare bene di un arabo, prendo dalla Tunisia e non mi sbaglio mai, perché in Tunisia ci sono gli arabi come li vorremmo tutti noi. E questo io sono sicuro che sarà sempre così, e che là difficilmente i fondamentalisti prenderanno il potere, e se tenteranno di farlo si prenderanno la responsabilità di innescare una guerra civile pressoché infinita, perché lì, un po' come la Turchia ha avuto l'impronta di Ataturk, loro hanno avuto quella di Bourguiba. Il problema è che proprio questi rappresentanti da governo provvisorio come questo Essebsi sembrano, anche per l'età secondo me, non essere proprio all'altezza della situazione. La cosa gli può sfuggire dalle mani da un momento all'altro. L'unico spunto positivo che posso trovare in questa settimana è in un articolo che ho trovato in realtà sull'Economist già della scorsa settimana, che dice che le uniche minoranze, in questo caso etnico-linguistiche, che sembrano avere preso qualche speranza e un po' di coraggio da queste rivoluzioni arabe sono quelle berbere, che in tutti e tre i paesi, Tunisia, Libia, anche Algeria, anche Egitto, stanno vivendo una primavera, un cessare di tutti questi divieti che hanno sempre avuto di utilizzo della loro lingua solo in maniera clandestina. Però è un po' poco consolarsi col fatto che i berberi hanno più libertà, però lo volevo segnalare, ecco. Però in queste ore, diciamo, quello che sta accadendo a Tripoli è drammatico, quello che sta accadendo in Siria è tragico, però quello che sta accadendo anche in Israele e nella Palestina non è da meno, purtroppo.
Quali notizie ti giungono da Israele della situazione con Hamas? L'ultima notizia è che Guarda, sono stati effettuati 124 arresti, giusto, di Hamas. vabbè, sai, quello in questi casi è un po' il minimo di quello che succede. Devo dire che anzi questa volta la reazione, nessuno potrà dire che è stata sproporzionata perché 8 morti hanno fatto quelli e 8 o 10 ne hanno fatti quegli altri. E comunque il problema è, sarà Hamas o sarà l'Egitto che si serve di una parte di Hamas? O nell'Egitto intendo dire una parte, però lì il problema è che i fratelli musulmani stanno assumendo una sempre maggiore presa sul potere. Diciamo questa cosa qui rispetto a Israele, aveva fatto vedere nelle scorse settimane il suo lato B, quello degli indignados, della gente che anche se l'economia israeliana va bene come crescita, non va bene la redistribuzione, soprattutto dal punto di vista delle case, il problema del lavoro giovanile. Io che facevo queste lezioni online con quelli di Teacher, no? L'ebraico online per impararlo, peraltro devo dire un metodo discreto, anche se un po' faticoso stare lì davanti a seguire la lezione sul web. A un certo punto non ho rinnovato questa ultima volta l'abbonamento per mancanza di fondi, insomma non me la sentivo di impegnarmi 100 euro al mese per altri 6 mesi. Molto a malincuore gliel'ho detto, d'altronde voi forse non capite perché leggo che voi avete una crescita del 5%, mentre noi qua stiamo sotto zero. E quello mi ha risposto: no, guarda che qui i ricchi diventano sempre più ricchi con la crescita, ma i poveri sono sempre più poveri. E quindi è lo stesso modello che c'era in Italia prima della crisi tra il 97 e il 2003-2004, quando c'è stata questa ondata di economia a debito o a credito, a seconda da che parte si vede, e noi ci siamo illusi che potevamo andare avanti così, mentre adesso dobbiamo cambiare completamente modello e dobbiamo rassegnarci a farlo. Quindi Israele era stato sotto il coso dei riflettori per questo motivo. Era come se la rivolta araba, quella genuina iniziale, si fosse in qualche maniera propagata, come si è propagata un po' l'Europa, gli indignados. Mori a sto cazzo di attentato che rovina tutto, perché francamente là già ci sta un governo conservatore che io non mi sento di spalleggiare al 100%. Però se tu li metti pure sulla difensiva, se devono credere di poter essere attaccati di nuovo dalla Siria e dall'Egitto e dal Libano come all'epoca della guerra dei 6 giorni, tu ti immagini che cosa puoi innescare in questa maniera qui? E Certo, poi beh. il 21 abbiamo letto oggi, c'è un meritevole articolo di Battista oggi sul Corriere della Sera a pagina 35. Il 21 settembre, in tutto questo, l'ONU non ha niente di meglio da fare che promuovere Durban 3, che poi io penso che potesse bastare la 1, bastare la 2. Mo se dobbiamo fare un Durban ogni anno solo per equiparare Israele al Sudafrica dell'epoca di de Klerk, io penso che sia oltre che una grandissima stronzata, ma anche un episodio ozioso, provocatorio e che non aggiunge nulla, anzi, sicuramente non aiuta, insomma, ecco. Ho capito. E invece quello che sta accadendo in Siria, diciamo, queste immagini girate dal regime nel quale appunto si vedono i carri armati che entrano, lasciano le città, delle città in cui ci sono cittadini che inneggiano per l'appunto al regime, come la vedi? L'abbiamo già visto pure in Libia queste cose, ci vuole poco sia a comprarseli sia a obbligarli. Io non posso credere che si possa inneggiare a un regime che spara sui propri fratelli e che ammazza ormai migliaia di persone, e se ci mettiamo quelle del padre cominciamo ad essere decine di migliaia e spero che non siano centinaia di migliaia. Quindi io non credo che possa essere amato. Ci ho detto, non va nascosto il problema che, come pure per i ribelli libici, ormai se ne è accorto pure il manifesto che ha scritto un articolo, non mi ricordo se ieri o oggi, sul fatto che si sono accorti che i ribelli libici sono in grossa parte fondamentalisti islamici e anche un po' dei ribelli siriani sono così, il che non vuol dire che vadano massacrati, intendiamoci. Però qui tra padelle e braci non ne usciamo più. Abbiamo purtroppo attraverso la politica europea del post-colonialismo promosso solamente questi rais, ma non per 10 anni
in un passaggio forse obbligato dal colonialismo a una forma di democrazia e di Stato liberale, ma purtroppo per periodi paragonabili a quelli in cui l'Unione Sovietica ha tenuto metà del mondo, in cui tuttora Cuba è tenuta, o il Vietnam o la Cina. Quindi noi europei ci siamo presi una bella responsabilità, e se ora questi popoli, cacciando questi tiranni, stanno di nuovo lì alle forche gaudine, al bivio con i fondamentalisti, io vedo in questo la cosa della, la famosa parabola dei tre tori, che anche oggi voglio usare come diciamo cosa della mia Weltanschauung, soprattutto per la mia piccola audience di arabofoni che conoscono bene questa cosa. Cioè, siamo tutti uniti di fronte al leone fondamentalista. Se ciascuno di noi fa come i tre tori, che comincia a dire: ah, caro leone, siccome il leone è di colore beige, il toro beige va lì, cioè il leone lo inganna, gli dice: io e te siamo uguali. Però non vedi che il toro bianco attira l'attenzione dei cacciatori? Fa così, fammelo mangiare. Rimaniamo solo io, te e il toro nero, ci mimetizziamo meglio e il cacciatore non ci potrà sparare. Così gli altri due tori, quello nero e quello beige, consegnano il toro bianco al leone che se lo mangia. Dopodiché rimangono il toro nero e il toro beige, e il leone, sempre di colore più o meno beige, che va di nuovo dal toro beige e gli dice: ma non lo vedi che questo toro nero può attirare gli spari dei cacciatori e noi finiamo per essere coinvolti con lui? Tu fammelo mangiare, noi abbiamo lo stesso colore e abbiamo tutto da guadagnare tutte e due. E così anche il toro nero viene consegnato e viene mangiato dal leone. Dopo che cosa succede? Che rimane solamente un toro e un leone, e il leone se lo può mangiare senza chiedergli il permesso. E mentre muore, il toro dice: io sono stato già mangiato il giorno che ho permesso che venisse mangiato il primo toro bianco, che in arabo diceva Ukiltu Yauman Ukila al Tauro al-Abiad. È una famosa storiella che ci insegna una scuola di arabo a tutti, ed è tutto sommato, secondo me, sublima proprio la autocoscienza di questi arabi, che sono intelligentissimi, capiscono molto meglio di noi europei quello che gli succede, hanno questa consapevolezza, ma poi sono come dei bambini ingenui quando si deve passare al lato pratico. Tu guarda in Tunisia, mo il 23 ottobre fanno delle elezioni dove ci sono 97 partiti politici. Se tu permetti questo carosello, questo carnevale, sarà molto divertente, ma rischia che l'unico partito organizzato sarà Ennahda, di quello lì, di quello che da quando è arrivato in Tunisia l'innominabile, hanno cominciato a bruciare le sinagoghe, hanno cominciato a creare dei casini che gli altri tunisini non approvano, hanno cominciato a rompere le palle nei cinema, ai film d'avanguardia di quella lì che ha fatto quel film, né con Allah né senza, e gli hanno bruciato il cinema al centro di Tunisi. Ecco, allora, se vogliamo una certa maturità, forse dovremo suggerire a questi nostri fratelli di non farsi travolgere da questa euforia, perché altrimenti questa rivoluzione, i propri figli, non è che se li mangerà fra 10 anni, come è successo con la rivoluzione francese, ma se li mangerà fra 10 mesi tutti. E poi c'è Carlo, c'è Carlo Sgafsi che nella chat scrive: saranno cazzi nostri se vincere Ennahda nel mio paese. E appunto, diciamo che in termini greco-ortodossi ha detto esattamente quello di cui stavamo parlando. Certo, i tunisini, le donne soprattutto, hanno Ismail. Ah, Ismail è il famoso cuoco di cui, esatto, ciao Ismail, hai tutta la nostra solidarietà. È un nostro grande fan, a cui speriamo di riuscire in qualche maniera ad aiutarlo, in qualche maniera a inserirsi, a trovare sto lavoro. Fra l'altro io proporrei prima o poi di fare proprio una trasmissione con lui, una trasmissione un po' diversa, di rivolte arabe, in cui lui ci racconterà tutta la sua storia di come ha denunciato questi che rubavano sul vitto dei detenuti, che credo che sia una cosa molto interessante. Ma possiamo farla la settimana prossima, tranquillamente. Se lui è d'accordo, dopo gli scriviamo e senz'altro lo possiamo fare. Certo, si tratta di trovare la maniera di fare un collegamento video. Io spero che lui abbia Skype, se no se lo installa, tanto è gratuito. Va bene, allora dicevo, loro esprimono in questi termini quello che noi sappiamo,
le donne tunisine, le ragazze, hanno goduto di una libertà, a dire il vero, anche sotto il regime di Ben Ali, a dire il vero, anche ancora prima con Bourguiba, che io non credo che queste donne, che sono il 53% della Tunisia e che lavorano e che molto spesso mantengono dei mariti che non hanno molta voglia di lavorare, mettiamola così, possono, perché un imbecille come quello vince le elezioni, siccome questi pensano che quando vincono le elezioni, un po' come Berlusconi, ho vinto le elezioni, mi pido tutto io, comando io, morte ai froci, che ne so, qualunque cosa è. Loro fanno la stessa cosa, le donne si riprendono il velo, brutta stronza, torna in casa a lavorare, non ci vai più, e così immediatamente loro, che avevano anche loro una crescita del 4-5% anno, torneranno sotto zero, perché se mandi tutte le donne tunisine a casa, io credo che l'economia tunisina crolla in 10 minuti, no? Certo. Ecco. E allora, come li aiutiamo se poi ci troviamo che in questi tre paesi, cioè Egitto, Tunisia e Libia, alle elezioni vincono dei paesi, dei partiti islamici, o comunque pongono una forte ipoteca sul governo, anche se non vincono al 100% come Hamas, perché forse quello non succederà. In Libia non si sa cosa potrà succedere dopo questo macello pazzesco che ha voluto fare a tutti i costi Sarkozy, e per cui secondo me lui porta una responsabilità storica che io spero proprio che i francesi non lo rieleggano, perché francamente stavamo facendo un gioco l'altro giorno su internet, credevo che il mio premier fosse stronzo, ma quando ho visto il tuo, e questo lo potrebbe dire un italiano o un francese a un tedesco a un inglese, perché abbiamo visto che questi premier, in questo caso tutti diciamo conservatori, hanno fatto una gara nobile o ignobile a chi fosse più mentecatto. Quindi, ecco, una domanda che arriva dalla chat, Dimitri, che fa proprio la pandan a quello che stavi dicendo te. Era quindi meglio quando c'era Mubarak? No, ecco, non portiamo, io non posso fare questo gioco se stava meglio o quando se stava peggio. No, non è così. L'Egitto non stava bene con Mubarak e non poteva questa cosa continuare. E se è successa la primavera, un motivo c'è, e non solo perché Obama un anno prima aveva fatto un discorso vagamente sobillatore, perché mostro Obama si prende il merito di tutte le cose positive che accadono, ma tutte quelle negative che invece accadono lo stesso e spesso dipendono o da una sua mancata decisione o da una sua decisione errata, invece quella non si sa bene di chi sia la colpa. Questo mi pare una cosa stupida, ed è stupido dire se stava meglio prima o se stava meglio adesso. Il problema è come abbiamo aiutato noi europei, italiani, perché io non è che posso coinvolgere in tutto il mondo in questo ragionamento, come li abbiamo aiutati a non finire in questa situazione? In nessuna maniera, perché appena sono successe queste rivoluzioni era gioco forza che una ventina di migliaia di persone venisse o come profuga o come curiosa qui in Italia. Come li abbiamo accolti? Li abbiamo messi tutti in campo di concentramento. La Francia ha mandato le truppe a Ventimiglia, la Germania non ne ha voluto sapere. Noi ci stiamo comportando come tanti piccoli leghisti, ma la Merkel c'ha lo stesso cervello di Bossi, e quindi stiamo parlando di grammi di materia grigia, grammi, non chili, certo. Come li abbiamo aiutati? Non li abbiamo aiutati, anzi, il messaggio che loro hanno recepito è: ma guarda un po' sti stronzi che prima ci dicono fate la primavera araba, che bravi, è, poi arrivano 20.000 persone qui, e mentre i tunisini ne hanno accolti quasi 200.000 a Tataouin provenienti dalla Libia le prime settimane dello scoppio della rivolta contro Gheddafi. La rivolta che poi noi abbiamo male indirizzato, perché abbiamo cominciato a sovvenzionare tutti i traditori, tutti quelli che come questo Jallud faceva il doppio gioco, poi non si sa bene che cosa abbiamo combinato, e adesso ci ritroviamo con questi ribelli che non si sa bene chi sono, e potremo trovarci la padella nella brace. Non è che si stava meglio prima quando c'era Gheddafi, Ben Ali o Mubarak, è che noi dovevamo cogliere al volo questa occasione, gli dovevamo mandare tanta gente lì nostra a fare affari, a dire ve lo organizziamo noi le elezioni, se qualcuno vuole venire a farsi un giro in Italia non prenda il barcone, gli organizziamo dei charter agli studenti che fanno degli stage in Italia, gli insegniamo delle cose, poi ve li rimandiamo, li teniamo qui 3 mesi. Questo dove Claudio andare. Giuseppe Scaldaferri dalla chat dice: d'accordissimo con questa domanda, come li abbiamo aiutati? Non li abbiamo aiutati, gli abbiamo detto homo homini lupus, per non dire piatela under culo, perché questo gli abbiamo detto, diciamo la verità,
E adesso stiamo di nuovo raccogliendo i frutti, stavolta molto a breve termine, fra l'altro, di quello che abbiamo combinato 6 mesi fa. Allora, io per esempio sto cercando nel mio piccolissimo, a parte l'amico Ismail che se la cava benissimo da solo, un altro ragazzo che figlio, non ho ben capito se di un giornalista o di un insegnante tunisino che a malapena conosco, ma che ci ha telefonato perché questo ragazzo adesso sta in una comunità per minori a Caltagirone in Sicilia. A 18 anni sa fare il pizzaiolo, il padre è molto preoccupato, prima l'aveva incoraggiato a venire qua, ma vuole che ritorna là. Questo invece vorrebbe trovarsi un lavoro. Io ho parlato col suo mediatore culturale, il quale mi ha detto è meglio che lo tengo io lì, perché se no questo non si sa se potrebbe anche finire in un brutto giro. Adesso io sto cercando in qualche maniera di interessare Don Ciotti, il quale però non è che Don Ciotti è la Madonna, che tutte le cose che non fa lo Stato in Italia le può fare Don Ciotti, perché io non so se lui ha una comunità, se ha la possibilità di inserirlo. Allora tu vedi che nessuno può fare niente. Io farò forse una brutta figura con questo padre, perché alla fine gli dovrò di guarda, prendilo lì, di e fa il biglietto e di tornare per adesso in Tunisia, perché se no qua te lo mettono 18 mesi in un campo di concentramento, che è peggio che stare in carcere, perché 18 mesi, se non ti fanno il processo, ti scarceranno pure per omicidio in Italia, ma invece per questi che non hanno commesso reati stanno lì, e quei posti stanno tenuti peggio delle carceri. Se grazie alla Bossifini, grazie alla Bossifini. C'è Gian Nicola, c'è Gian Nicola, grazie... sì, scusa, dimmi. Grazie a tutto, perché adesso la Bossifini si porta il nome ed è stata una legge di merda. Ma tutti noi che abbiamo fatto? La sinistra che ha fatto? C'è stato qualcuno che ha fatto una proposta? Io per esempio mi sarei aspettato che non cadessero tutti dal pero, che dopo l'inizio di queste rivolte arabe era chiaro che dovevano arrivare dei profughi o semplicemente anche dei curiosi. Allora, invece che creare tutto quel baraccone di pubblicità, di propaganda infame che è stato fatto a Lampedusa, ma perché non siamo andati a prenderli noi con le navi, non gli abbiamo allestito dei posti, non gli abbiamo dato un minimo di cose? Secondo me addirittura queste persone avrebbero... Ma c'è stata una latitanza delle Nazioni Unite, una latitanza dell'Europa che ha dimostrato ancora una volta di essere un nano italiano. Politico. Perché una latitanza italiana, perché io quest'anno... È un verme militare. Avrei creato degli appositi cosi di vacanze gestiti da loro. Cioè avrei creato una ricchezza, avrei creato una deroga ai flussi, e siccome non si trattava di 1 milione di persone, come hanno detto quegli imbecilli, quei mentecatti del Ministero degli Interni, ma 20.000 persone, gli si trova un lavoro stagionale a tutte 20.000 se tu ti organizzi 6 mesi prima e gli dici venite, però non esagerate, no che... addio l'invasione, questi che scrivono i pezzi, articoli che non li distingui dai deliri di quello che ha ammazzato 90 persone o quante ne ha ammazzate in Norvegia, no? Perché loro hanno scoperto Borghezio, però io quando sentivo o leggevo gli articoli dell'ex presidente del Senato Marcello Pera sul meticciato come grande male dell'Italia, non erano argomentazioni diverse da quello lì. La differenza è che Pera non va in giro a ammazzare le persone. Però che lui ascolta Dimitri, c'è Gian Nicola Cione che precisa il senso della sua domanda e scrive: Beh. Il cammino verso la libertà è lungo e difficile, ma l'importante è intraprenderlo. Noi abbiamo tutti i torti, ovvio, ma Israele cosa avrebbe preferito? Questa era la domanda sottesa, cioè Mubarak al potere ancora? Avrebbe preferito Israele? È chiaro che in un'ottica di governo conservatore o di ala destra del governo conservatore, siccome non gliene può fregare di meno, e a un certo punto questi dittatori facevano il doppio gioco col terrorismo, però facevano anche il lavoro sporco tenendo a bada le pulsioni, salvo poi però usarle sotto banco, e questa è un po' la miopia, secondo me, della destra di governo israeliano, io non mi meraviglierei che qualcuno dica sì, se stava meglio con Mubarak. Però poi come fai a dire che stavi tanto bene con Mubarak se Gaza... Mubarak aveva fatto un muro anche dall'altra parte, ma era un muro di alibi, perché poi le armi ai terroristi di Hamas arrivavano sempre dall'Egitto. Parliamoci chiaro, lì c'è una joint venture con i fratelli musulmani d'Egitto, c'è sempre stata e sempre ci sarà. Quelli chiudevano un occhio, però diciamo che le cose più eclatanti le paravano.
Adesso apparentemente ci sono stati gli attacchi al gasdotto e quindi io penso che se anche Israele, come tutto il resto del mondo, diciamo, libero, perché questi non sono paesi che erano liberi e non sono tanto liberi manco adesso, avesse guardato con meno diffidenza a questa cosa qua, peraltro devo dire che Israele è stato meglio dell'Europa, perché Israele ha anche aiutato qualche profugo, sia pure sotto banco, di quelli che venivano dalla Libia, dalla Siria o dal Libano. Il problema è che non li poteva proprio appoggiare in maniera palese, perché sennò poi dopo, se viene fuori che ne so, gli esuli siriani sono sponsorizzati da Israele, nel loro paese è più facile condannarli a morte, come non parliamo la stessa cosa che fanno con gli omosessuali palestinesi che si rifugiano a vivere da gay in Israele, diventano immediatamente delle spie di Israele, non ci rimettono più piede a Gaza o nei territori. Ismail scrive: sarebbero considerati traditori. Bene, esatto. Dimitri, si è concluso questo spazio di Rivolte Arabe dintorni, volato il tempo veramente in un attimo. La prossima settimana, se potete contattare, sì, Ismail. Noi non abbiamo il contatto, dovresti farlo te. Comunque poi ci accordiamo privatamente su Skype per avere il suo account Skype, in modo che poi lo mettiamo in trasmissione. Lo trovate su Facebook, chiedetegli anche l'amicizia su Facebook, perché io non so se c'ho l'account Skype. Sì, adesso glielo chiedo direttamente in chat. Però se lo deve fare, perché altrimenti diventa un po' impossibile. Certo. Perfetto, Dimitri, ti ringraziamo, finisce qui, salutiamo Dimitri Buffa, come sempre molto illuminante con i suoi interventi, torniamo in studio e prima di... come abbiamo detto e come ricordo anche a Dimitri, siamo in area ormai di congresso costitutivo di TV Radicale e ogni nostro format lo anticipiamo, diciamo, con la trasmissione dello spot che invita a registrarsi sul sito www.tvradicale.it. Quindi coloro che in questo momento ci stanno seguendo in chat, cosa devono fare? Devono aprire un'altra finestra del browser, andare su www.tvradicale.it, in alto a sinistra troveranno un bannerino che bisogna cliccare, e cliccato il banner si va su una pagina dove ci sono tutte le istruzioni per l'uso. Bastano 4 passi per poter partecipare fino al voto finale al congresso di TV Radicale, costitutivo di TV Radicale. Ci ho detto, bando alle ciance, ecco a voi lo spot.